Hai quindi bisogno prima di tutto di curare quella parte di sensibilità acquatica che ti permette di sentire la resistenza dell'acqua sul palmo della mano, sul dorso e sulla pianta del piede. L'obiettivo che paradossalmente devi prefissarti è quello di arrivare a sentire l'acqua più solida che liquida. Perché è proprio questo ciò che differenzia il nuotatore evoluto dal principiante. Il nuotatore evoluto è come se ad ogni bracciata spostasse un vero e proprio muro d'acqua. E questo ovviamente gli permette di nuotare più veloce, facendo però metà delle bracciate.